Gentili telespettatrici e telespettatori, ben ritrovati al Sasso Nello Stagno. Per questa puntata prenatalizia, che è anche l'ultima di quest'anno, la prossima infatti è in programma dopo le vacanze di Natale di fine anno, venerdì 9 gennaio 2015, abbiamo pensato di ripetere quella che sta diventando una significativa tradizione della nostra televisione, l'incontro con l'ospite che passo a presentarvi e che è Dondino Campiotti. Grazie Dondino. Che è il direttore della Caritas di Ossigiana di Novara. Sta diventando una significativa tradizione perché quasi ormai sono due o tre anni che prima di Natale eh, diciamo, ci ritagliamo uno spazio nella cronaca, magari anche un po' agitata, della nostra provincia eh, per fare una riflessione su un tema che non è certamente solo natalizio, ma che in Natale ci aiuta un po' a riscoprire. Ed è quello uh, della, uh, delle nuove e eh, delle vecchie povertà e eh, del nostro impegno perché ognuno di noi può fare qualche cosa in questo settore. Il titolo è Caritas, la carezza della Chiesa. Vi dirò poi: non è un titolo nostro, è un titolo che abbiamo copiato da un personaggio famoso. Vi dirò poi. Eh, chi è? Due settimane fa, in occasione della giornata internazionale del volontariato, avevamo già dedicato invece una puntata del Sasso dello Stagno all'impegno dei volontari nelle province di Novara e del VCO anche perché dal primo di gennaio. 2015, i centri di servizi di volontariato di Novara e del Verbano Cusiossola si riuniranno e diventeranno un organismo unico, pur mantenendo, come avete sentito in quella puntata, degli sportelli e delle presenze nelle due province. E attraverso eh, diciamo, la testimonianza e il racconto di chi rappresenta i volontari delle nostre due province, abbiamo cominciato a disegnare un po' la mappa delle. Povertà E del disagio eh, nelle nostre, nel nostro territorio, un disagio sociale che alimentato dalla crisi sta crescendo e sta coinvolgendo un numero sempre maggiore di persone. La puntata di oggi, quindi, in parte è la continuazione di quella esplorazione eh, alle frontiere di vecchie e nuove povertà, quelle che il Papa, Papa Francesco definisce le periferie, le periferie esistenziali, e lo faremo mh, diciamo usando come, eh, come bussola il rapporto 2014 sulla povertà e l'esclusione sociale in Italia, intitolato questo rapporto False Partenze. Presentato dalla Caritas italiana il 17 ottobre scorso, in occasione della giornata mondiale della lotta contro la povertà. E poi ci faremo anche aiutare un po' da alcune indicazioni di Papa Francesco. E appunto sul finire poi vi svelerò chi ha ci ha suggerito il titolo. Eh, prima di inoltrarci lungo questo cammino due sole come dire, note di servizio. La prima è per ricordare cos'è la Caritas. La Caritas italiana è l'organismo pastorale costituito, costituito dalla conferenza episcopale italiana al fine di promuovere anche in collaborazione con altri organismi la testimonianza della carità della comunità ecclesiale italiana in forme consone ai tempi e ai bisogni in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica. Questo è l'articolo 1 dello Statuto della Caritas. Infine ricordiamo che dal 12 novembre scorso la Caritas italiana ha un nuovo Presidente, che è l'Arcivescovo di Trento, Monsignor Luisi Bressan, che prima di essere chiamato nel 1999 a guidare la diocesi di Trentina aveva svolto una intensa carriera diplomatica come pronunzio Apostolico in Pakistan e poi come nunzio apostolico in Thailandia. Monsignor Bressan succede a Monsignor Giuseppe Melisi, vescovo di Lodi, e Monsignor Bressan è un volto abbastanza noto nella nostra realtà perché eh, legato a Rosmini, sento, essendo vescovo di Trento e Rovereto, è eh, in diocesi di Rosmini, spesso e volentieri partecipa a convegni su Rosmini qui nella nostra zona. E queste erano le note eh, di servizio, diciamo. Don, Don Dino adesso ci aiuterà un po' a commentare e ad attualizzare un po' anche sul nostro territorio quello che appunto vi dicevo essere stato questo rapporto della Caritas che parte intanto da un dato ci ricorda come in Italia nel 2013 le persone in povertà assoluta risultano essere eh, oltre 6 milioni e a conferma di quanto la crisi stia mordendo la nostra società l'altro dato che ci ricorda sempre la Caritas che dal 2010 al 2013 in tre anni i poveri in Italia sono aumentati di 2 milioni e mezzo Ecco, di fronte a questo, la prima riflessione che fa la Caritas ehm, dice che gli operatori della Caritas diocesane sottolineano l'evidente incapacità dell'attuale sistema di welfare a farsi carico delle nuove forme di povertà, delle nuove emergenze sociali derivanti dalla crisi economica e finanziaria. Cioè, c'è anzitutto aumenta la povertà, diminuisce il welfare. È vero, Don Dino? Sì. Mi piacerebbe eh, contestualizzare anche il, questo documento facendo un passo indietro. Sì. Nel 2012 è uscito un altro rapporto Caritas che parlava di ripartenze. Sì. A quattro anni dal fallimento della banca Lehman Brothers, no? la, la Caritas intravedeva... Attraverso alcuni segni o alcuni segnali intravedevo una ripartenza dell'economia, della vita sociale. e Oggi siamo invece a dirci, a distanza di due anni, che questa ripartenza è solo falsa. Quindi le false partenze. Eh, le false partenze. Perché? Perché in effetti allora, nel 2012, si era pensato a, a tante cose per far ripartire non soltanto l'economia, ma anche la speranza. Faccio soltanto eh, qualche esempio. Sono nati proprio in quel periodo, è nato quel periodo il prestito della speranza voluto dalla conferenza episcopale italiana, che era una sorta di microcredito eh, per le famiglie o anche per le piccole imprese, per l'artigianato. Penso alla nascita degli empori solidali o dei gruppi di acquisto solidali, solidali. che in quel contesto sembrava dovessero far ripartire i consumi, cioè. detto così in senso generico, ma ripartire l'economia. Oggi ci rendiamo conto che tutto questo eh, è faticosamente eh, arenato, si è spiaggiato proprio di fronte a una crisi che è molto più grande eh, e supera e va al di là delle buone volontà. Certamente eh, allora si pensava ancora in termini di welfare state, cioè lo Stato doveva ancora garantire i servizi e, e quanto fosse necessario alla vita sociale dei propri cittadini. Oggi ci si rende conto che questo Stato, o meglio, questo eh, star bene o benestare garantito dallo Stato non esiste più e si pensa in altri termini io penso anche eh, più coraggiosi e forse anche più evangelici cioè si pensa a un welfare di comunità sono le comunità dal basso che devono in qualche modo affrontare i problemi dare risposte di senso all'impoverimento eh, che purtroppo è in atto è in corso ecco però la caritas eh, rileva anche questo cioè che L'austerity, di cui tanto si parla, soprattutto l'Europa si sta facendo paladina, in questo rapporto si dice che le spese sociali dell'austerity sono state pagate soprattutto dalle persone e famiglie ai margini della povertà conclamata, escluse dall'intervento pubblico o beneficiari di interventi inadeguati. Quindi diciamo che l'austerity non la stiamo pagando tutti nello stesso modo. No. Eh, di fatto il documento eh, credo che ponga bene il problema. È povertà da crisi? O è povertà da austerity mi pare di cogliere, ma anche se siamo nel campo dell'opinabile, ovviamente, mi pare di cogliere che la risposta che dà il documento sia che eh, la povertà o l'impoverimento derivi proprio dall'austerità. Da questa austerity che, che si è voluta eh, adottare come strategia per andare oltre alla crisi. In effetti non è così. Certo. Sono sempre gli stracci che vanno in aria, Certamente. diceva il vecchio Manzoni. Certo. E i poveri si sono impoveriti, chi era ricco in qualche modo eh, si è ulteriormente arricchito quei pochi. Certo. Che possono... Perché al fondo di questo c'è una visione della società che non mette l'uomo al primo punto, evidentemente. E la Io... persona non è la, la cosa più e importante. Mi ha, sempre, mi ha colpito una frase di Papa Francesco che diceva: ci scandalizziamo e ci preoccupiamo se la Borsa scende di due punti, ma se un, un clochard muore in una notte a Roma o Milano non fa notizia. È, è il cambiamento culturale che ci vuole, che probabilmente, non lo so. E di clochard ce ne sono in giro, anche se hanno oggi il pudore di nascondersi. Ce anche ne sono. nelle nostre città. Ecco, ne anche anche nelle nostre città. Io eh, ricordo un episodio eh, che mi è occorso, credo, un due o tre anni fa e che amo ricordare a me stesso prima ancora che agli altri. Esco dall'ufficio, eh, percorro un pezzo di strada del centro città e due o tre persone mi fermano e mi dicono, tu sei il direttore della Caritas. Sì, senti, puoi mica eh, prestarci delle coperte. Eh, la cosa mi ha un po' stupito perché ma, ma, e cosa ne fate? Eh, perché noi siamo in 7-8, che alla sera andiamo a dormire eh, nei, eh, negli scantinati dei condomini, aspettiamo che qualcuno entri, poi fermiamo la porta e ci eh, eh, imboschiamo, imboschiamo. Eh, e quindi abbiamo bisogno di coperte. Ho trovato il modo di dargli le coperte, però dentro mi è rimasto il cruccio di non potergli dare altro, cioè. di non potergli dare magari una, un appartamento una, un dormitorio che consentisse loro di vivere un po' più, un po' meno poveramente, un po' più dignitosamente. Questa indagine della Caetano, questo rapporto, si basa sui dati eh, raccolti nei centri di ascolto, sì. no? che sono tantissimi nel sono, nostro paese. Sono... Mm, praticamente 1500 i centri di ascolto in Italia, il rapporto si basa sulla metà di questi. Sono molto diffusi nella nostra diocesi? In diocesi ne abbiamo 52, 52. Eh, tra la provincia di Novara, eh, il, VCO. il VCO e in parte anche la Valsesia. Certo. Sono 52, e hanno caratteristiche diverse. Eh, intanto il denominatore comune è l'ascolto, ma diciamo che i servizi che offrono sono molto diversi. sono centri di ascolto che eh, distribuiscono anche generi alimentari, le cosiddette borse della spesa. Ci sono centri di ascolto che si sono attrezzati per raccogliere mobili eh, usati da dare a chi magari cambia casa o certo. è sfrattato e quindi deve trovare soluzioni di ripiego. Ci sono, eh, ci sono centri di ascolto che fanno davvero l'ascolto e mettono in condizione anche chi bussa alla loro porta, non dico di trovare lavoro, ma di avviarli verso qualche soluzione lavorativa, magari precaria, certo, precaria provvisoria. Certo. Ma... Funzionano tutto grazie al volontariato, immagino. Tutto grazie tutto al volontariato, volontariato. certamente. Cioè la Caritas praticamente diciamo, non è un'azienda. No, no, no. No, no, ma per fortuna che abbiamo questa grande risorsa eh, del volontariato che in qualche modo eh, mh, come dire, prefigura anche questo welfare di comunità. Certo. Non basterà il volontariato, certamente occorrerà anche organizzare delle cose a livello comunitario. Dicevo prima: questi empori solidali sì. dove in fondo si fanno degli acquisti o si raccolgono dei, dei generi alimentari sì. da distribuire a chi fa fatica. Fa fatica a, a mettere insieme il pranzo con la cena. Tra l'altro nella trasmissione di 15 giorni fa abbiamo ricordato, era la settimana successiva alla, alla giornata della colletta alimentare, sì. e abbiamo ricordato che nel 2013 in Piemonte erano state distribuite tantissimi generi alimentari perché c'erano più di 130-140 mila persone che avevano chiesto il cibo. In Piemonte, ecco, voglio dire, non stiamo parlando di un paese africano. Anche questo dato conferma cioè, il bisogno del cibo proprio, è primario. Sì, credo che eh, si debba sottolineare anche questo aspetto. Eh, in passato i grandi centri di distribuzione, i supermercati, sì. non avevano una grande attenzione eh, a questi aspetti sì. di impoverimento globale. No, oggi invece mi rendo conto che quasi tutti i grandi supermercati ci tengono a... Eh, a non buttare quello che eh, rimane, le rimanenze, gli esuberi o i generi in scadenza, ma contattano le Caritas, contattano i centri di ascolto, il banco alimentare che svolge un lavoro preziosissimo di raccolta, proprio perché... Eh, eh, Certamente avranno anche le loro, uh, mm. come dire, i loro vantaggi a dare in questo modo uh, certo. gli esuberi, però intanto c'è un tasso di, di solidarietà che aumenta, che, uh, che in qualche modo uh, mette in condizione certo. anche l'opinione pubblica di rendersi conto che certo. uh, lo sciupio vistoso di generi alimentari certo. deve cessare. Ecco, sempre in questo rapporto si dice che mh, la presenza di questi centri di ascolto, parliamo a livello nazionale, per il momento è ancora prevalente la presenza di stranieri, però 60% gli italiani sono già il 40%. Rispetto ai presenti rapporti il numero degli italiani che si rivolgono ai centri di ascolto è molto aumentato. Intanto ti chiedo sì. se questo dato più o meno corrisponde anche alla realtà delle nostre province vale che anche per la nostra diocesi. Certo. Eh, L'anno scorso abbiamo fatto un'inchiesta eh, denominata Operazione Corallo eh, proprio tra tutti i centri di ascolto della, della diocesi e tra i dati eh, che abbiamo rilevato c'era proprio anche questo, l'aumento degli italiani eh, che vengono a bussare i centri di ascolto rispetto agli stranieri che in passato erano la stragrande maggioranza. Eh, a mio avviso non eh, passerà molto, molto tempo, se non eh, cambiano le cose radicalmente, che arriveremo a pareggiare eh, le percentuali tra stranieri e italiani. Già quest'estate, alla mensa estiva della Caritas che organizziamo ogni anno in città, a Novara, ci siamo resi conto che il pareggio era vicino. Su 120 persone che frequentavano la mensa serale, una sessantina erano gli stranieri, altrettanto 50-60 erano gli italiani. Ecco, ma come, come età? Gli italiani sono cinquantenni, sono più giovani o più. Eh, credo che eh, la fascia più più svantaggiata oggi sia quella dei 50 e 60, poi anche oltre. Certo. Abbiamo delle persone anziane certo. che partecipano a, a queste iniziative eh, di solidarietà perché in effetti... Eh, la pensione è davvero poca cosa per molti di loro. Lo dicevo cinquantenni, perché oggi si dice giustamente sì. che il dramma della disoccupazione è un dramma che interessa soprattutto che il mondo soprattutto giovanile, loro. però poi c'è questo dramma perché quando uno perde il posto di lavoro a 54-55 anni, non è ancora in età della pensione, è davvero della terra di nessuno, quindi è il dramma sì. assoluto, cioè uno perde qualsiasi, finita la cassa integrazione è finita ogni speranza. Proprio qualche giorno fa, eh, se mi è consentito, eh, abbiamo incontrato alcuni presidenti di cooperative sociali e la preoccupazione di molti di loro era proprio quella di riuscire a inserire dei cinquantenni che hanno perso il lavoro e che oggi si vedono le, le porte chiuse. E allora attraverso eh, i bandi delle fondazioni, ho in mente il bando della fondazione Cariplo ad esempio, che consente proprio l'inserimento lavorativo di questa categoria che eh, dal punto di vista dell'accesso al lavoro oggi è tra le più svantaggiate. Eh, parlava prima della, delle fondazioni, ne abbiamo parlato anche 15 giorni fa, purtroppo però c'è la novità che nella legge di stabilità è previsto un forte aumento della tassazione su quelli che sono diciamo, i proventi delle fondazioni bancarie, che sono poi uno dei, dei, dei canali di maggiore alimentazione sì. della solidarietà. Quindi è stata fatta una lettera aperta al Presidente del Consiglio, stiamo attenti a non confondere le fondazioni bancarie con le banche, che sono due cose ovviamente certo. diverse. Quindi, perché confermate che dalle fondazioni viene un grosso aiuto. alle. Guai se, esatto. se non ci fossero, ma per tante ragioni. Certo. E un'altra cosa volevo chiedere: parlavamo prima del fondo della speranza che è stato istituito dalla CEI. Mi pare che poi in diocesi di Novara ci fosse un fondo San Gaudenzio. Qualcosa... Allora, accanto al prestito della speranza sì. che in questo momento è fermo. Deve essere rinnovata è la, convenzione, deve essere rinnovata la convenzione. convenzione con le banche, con l'ABI. Mm. Eh, il nostro vescovo eh, due anni fa. Anzi no, l'anno scorso per San Gaudenzio, San Gaudenzio. Eh, ha lanciato eh, questa iniziativa, la Fondazione San Gaudenzio, proprio con lo scopo di ehm, attivare una, una sorta di microcredito o, o di prestito eh, a tempo, ehm, proprio eh, per ehm, venire incontro da un lato alle famiglie in difficoltà. Ma anche alle piccole imprese, alla, agli artigiani, a coloro che con questo prestito possono in qualche modo ripartire. Eh, sta perché, funzionando questo? Eh, diciamo di sì. che eh, A tuttora abbiamo ne parlo con ragione di con ragione. Sì. Sì, eh, perché sono il vicepresidente della ah. fondazione eh, come direttore Caritas, e abbiamo aiutato 28. Mh, persone, 28 certo. soggetti eh, che non sono soltanto famiglie ma sono anche dei, dei piccoli imprenditori, mm. mh, qualcuno che ha attivato... Eh, un mestiere che ormai aveva abbandonato. Ma il meccanismo qual è? Il, meccanismo, state... il meccanismo. meccanismo è di, di fare richiesta sì. direttamente alla fondazione sì. mandando una, uno scritto, una... un progettino sì, cosa, una, come dire, una scheda eh, relativa al bisogno. Questa scheda viene poi approfondita con eh, gli incaricati zonali della fondazione e poi la viene discussa all'interno del consiglio. Del comitato esecutivo della, della fondazione. Crediamo che. Eh, In questo caso poi viene dato un prestito. Un prestito, un prestito. Cioè, eh, non è a fondo perso, è un prestito che andrà prestito, restituito. Se... Sì, l'idea è proprio questa, è di eh, aiutare le persone a, a ripartire, ma. Eh, che questo denaro, questo capitale venga poi in qualche modo recuperato certo. e possa essere esatto, utile per anche altri. per, per altre. Parlava di responsabili zonali, quindi ce ne sono in ogni sì, realtà in ogni, della nostra diocesi? Sì, sì, sì. Quindi sì. Questa, questo serve per tutta la diocesi. Sì, perfetto. La, la Caritas ha in questo anno collaborato anche con la provincia di Novara per mm -hmm. le borse lavoro per giovani dai 18 ai 28 anni, diplomati o laureati. Certo. Proprio un anno fa, in occasione della, della, delle festività natalizie, una, un bel gruppo di artisti eh, novaresi hanno regalato alla Caritas eh, dei quadri da mettere in mostra e in vendita. E abbiamo raccolto 174 eh, quadri e ne abbiamo venduti per 50.000. Sono serviti a 25 giovani per inserirsi, fare un'esperienza nel mondo del lavoro. Una buona parte di questi è stata anche assunta poi dalla, dai datori di lavoro. Oh, ma sono... Sono, sì, sì, sono iniziative che ovviamente certo. non sono risolutori del problema della crisi, ma avviano. Ecco, in questo caso, la nostra è una diocesi molto complessa dal punto di vista anche geografico. E con la realtà del Verbano Cusio-Ossola, la Caritas la segue con sì. qualche iniziativa particolare? C'è cioè una presenza particolare? Sì, anche, anche per uh, il Verbano Cusio-Ossola abbiamo uh, lanciato l'idea di, di fare un fondo per le, le borse lavoro dei giovani, ridare speranza ai giovani, però eh, con un po' più di fatica, nel senso che eh, non siamo riusciti a coinvolgere la provincia, anche perché insomma la non nostra... è il momento di, certo. di chiamare in causa le province. Esatto, questa, ben... certo. La nostra poi con... è praticamente il eh. predisesto. Ecco, eh, però diciamo che anche qui eh, ci sono queste iniziative. La stessa cosa vale, vale per la Fondazione San Gaudenzio, ovviamente è interessata anche la provincia del VCO e anche nel VCO abbiamo erogato dei, dei fondi a servizio di, di chi ne aveva fatto anche richiesta. Anche perché questa nostra realtà, adesso io confesso, non conosco più bene come una volta la realtà di Novara, ma la mia sensazione è che Rispetto alla crisi, la nostra provincia del verbano così ossola soffra ancora di più rispetto a quella di Novara. I dati economici nostri sono drammatici. Eh? Se non avessimo la Svizzera saremmo al disastro. Eh, eh, Novara non, non ha la non Svizzera. Svizzera, Novara ha la Lombardia, che ovviamente soffre, meno quanto il Piemonte. Certo, certo. No, bisogna tenere conto che eh, va distinto. Distinta la situazione di Novara città dalla situazione di Novara provincia, Novara città è disastrata, è disastrata. perché praticamente ehm, i centri produttivi sono ridotti a, a poche unità, a eh, e quindi anche quello che è eh, la piccola impresa Novara non, 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 non morde, non non morde. No? a differenza invece della provincia, che ha sicuramente qualche chance in più rispetto alla città. Perfetto, io mi fermerei qui per questa prima parte, nella seconda affronteremo un altro aspetto della povertà che forse che non riguarda il portafoglio, forse riguarda la situazione di crisi, le famiglie eccetera e poi siccome ci avviciniamo al Natale faremo anche qualche riflessione grazie a Dondino. Adesso abbiamo la nostra consueta pausa pubblicitaria e ci rivediamo subito dopo. <coughs> Rieccoci in studio con Don Dino Campiotti, direttore della Caritas della Diocesi di Novara. Un altro dato, questo è veramente inquietante eh, nel rapporto è quello che riguarda la situazione dei minori. Eh, a livello nazionale sembra il dato, pare che ci sia un milione e minori in situazione di disagio, che vivono in famiglie povere, in povertà. Poi la, la Coldiretti addirittura l'altro giorno ha, ha diramato un dato che mi ha lasciato inquietante, inquietato, veramente. 500.000 bambini che, ha, che hanno difficoltà ad avere la possibilità di, di avere il latte, per dire, cioè degli elementi normali per un bambino. Ecco, i minori, la situazione dei minori nella nostra realtà com'è? Credo che si allinei alla situazione generale, perché eh, i costi che i comuni affrontano per i minori sono eh, superiori a, a qualsiasi altra eh, cifra che si possa mettere a bilancio in proporzione. Se penso, se penso che alla città di Novara che spende più di 2 milioni per eh, collocare i minori in case famiglia, in case alloggio. No? ma soprattutto poi c'è il problema dei minori, eh, diciamo così, eh, di famiglie disagiate. Un esempio che non posso non fare è l'esempio dell'ex dell campo dell'alta velocità che c'è alla periferia di Novara e che ospita oggi 550 eh, persone, di cui 260 sono minori. Provate a immaginare in mezzo a quelle strutture, mm. a quelle stecche di, di camere che servivano agli operai dell'alta velocità, collocare eh, nuclei familiari con padre e madre, magari due o tre figli. Mm. Eh, e allora lo sforzo grande eh, della Caritas è quello di dare qualche carezza a questi bambini, sì, esatto. ad esempio organizzando per loro eh, dei momenti eh, socializzanti che li aiuti anche a inserirsi bene nella scuola, chiamiamolo il dopo scuola sì. ma non è una cosa del genere, è qualcosa di diverso, eh, abbiamo pensato per loro all'attività sportiva in maniera che non si sentano troppo diversi. Dagli altri ragazzi e che soprattutto impegnino il tempo libero in maniera intelligente, evitando il formarsi di bande e bandette che poi diventano eh, l'anticamera del bullismo. No? Certo. E eh, quindi eh, la preoccupazione eh, della Caritas è proprio anche questa, di riuscire, di riuscire a, a orientare. Implementando ad esempio anche l'attività sportiva, implementando certo. l'attività teatrale per uh, i minori in maniera che abbiano ad avere qualche interesse in più che non la solita televisione, che per quanto certo. possa essere meritevole, Siamo in è e merita, eh, Siamo ma in non è tutto nella vita. Certo. Allora, è chiaro ed evidente a tutti che la crisi significa poi problemi di, economici, quindi bisogni economici, problemi abitativi, problemi del lavoro, però c'è un altro risvolto della crisi. La crisi in qualche modo... Provoca a sua volta delle crisi che sono come dire, meno materiali e più, più dal punto di vista uh, spirituale, tra virgolette, nel senso che si sfasciano molte famiglie. Sempre dai dati della Caritas, il, diciamo che il 15,4% degli utenti che si rivolgono alla Caritas sono separati o divorziati, mentre la percentuale dei divorziati o, rispo, eh, o separati in Italia è del 6,1%. Non sarà un caso se eh, ci sono più separati dei divorziati tra coloro che vivono un disagio. Sì, eh sì. Eh, credo che questo sia dovuto proprio anche a, alla morte delle relazioni. Che viene favorito dalla crisi economica. Certamente, certamente. Eh, sento che eh, la morte del prossimo, che è, un, che è il titolo di un, di un testo di Luigi eh, Zoia, sia emblematico. Oggi viviamo in una situazione dove i bisogni, i sentimenti, le emozioni sono omologate, dove la relazione diventa un elemento di disturbo invece di essere un elemento di comunione. Mi rifaccio a un esempio che credo sia comune non a tutte le famiglie, ma a molte famiglie. Oggi non è più possibile eh, litigare con i figli perché si alzano da tavola e vanno nella loro camera, certo. che diventa il bunker dove si rifugiano, dove in fondo si uccide la relazione, sia pure anche conflittuale, ma certo. la si uccide, si uccide e si smanetta sul, sul computer piuttosto che sugli altri aggeggi che oggi mm. fanno parte del bagaglio dei nostri ragazzi e dei nostri giovani. Quindi Uh, la fatica del coltivare le relazioni è qualcosa che pesa. Cioè, pesa. E dell'autentica povertà, povertà poi, perché eh, la solitudine certo, certo. Uh, a cui uh, ci, mh, ci abbandoniamo giovani, adulti e anziani è davvero qualcosa di, di terribile. Poi ci sono delle forme di povertà che invece non derivano solo dalla crisi o dalle crisi, ma derivano ad esempio leggevo sempre nel rapporto, indebitamento, shopping compulsivo, gioco d'azzardo, scommesse legali e illegali. Eh, cioè, c'è tutto un mondo sommerso, grigio, nel quale la gente finisce come in un baratro. Sì, perché c'è una povertà che nasce e generata dalla incapacità di dare senso, che nasce dal non senso certo. eh, della vita. E sono appunto eh, queste, le droghe, l'alcol, il gioco d'azzardo, tutte queste eh, situazioni, diciamo così, di, di confine, di confine sociale che in qualche misura eh, non si riesce a, come dire, a, a far lievitare verso il positivo e d'altra parte è perché nasconderci che il nostro Stato ci guadagna e proprio questo volevo arrivare eh. infatti è stato chiamato eh. lo Stato biscazione eh. no? allora vede, quindi è anche perché poi alla fine proprio in questi giorni tra, nella legge di stabilità tra le entrate si rilevava con una certa soddisfazione che l'aumento delle tasse dai giochi d'azzardo aumenta. Sì, ho capito, ma dietro a questo ci sono drammi umani. Certo. Cioè, uno Stato che, che in qualche modo non stronca il gioco d'azzardo è veramente uno Stato che, che mi preoccupa, non lo so. Ecco, sì, sì. Anzi, che, che lo incrementa. Lo incrementa, perché, incrementa, E quei pochi sindaci che provano a limitare eh, ad esempio gli orari di sale giochi, giochi è successo a Vermagna, è successo recentemente a Milano, poi trovano regolarmente il TAR che gli boccia queste finanze. perché il Adesso io faccio un po' di polemica, però spesso il Tarn non difende i diritti ma gli interessi, che è una cosa un po' diversa. Sì. Cioè, in questo è un Paese in cui spesso e volentieri gli interessi valgono più che i diritti delle persone. Difende il sabato, ma non difende l'uomo. Esattamente, certo. es esattamente. Ecco, Ma come Caritas, voi uh, nelle vostre attività uh, affrontate anche questi problemi, ad esempio la dipendenza dal gioco d'azzardo? E Avete? Quello è un, è un argomento un po'. diciamo di no. Diciamo di no, ma non perché non, non lo si vuole, abbiamo ben presente questi certo, problemi certo. e soprattutto abbiamo presente delle persone che vengono ecco. eh, a volte a piangere eh, perché sono entrati in questo, <ride> in questo ingorgo no, eh, del, del gioco d'azzardo, però eh, diventa difficile organizzare quello che è eh, un contrasto al certo. fenomeno. Però in compenso so che ci sono molte iniziative che comunque sono vicine o legate alle parrocchie, al sì. mondo cattolico, che si occupano di queste certo. cose, perché poi qui ci vuole competenza specifica. Ci vuole competenza nuovo. specifica e eh. anche un'attenzione proprio, diciamo così, eh, quotidiana a queste certo. persone. Certo. Ci sono i gruppi, eh, ad esempio, degli alcolisti anonimi mm -hmm. piuttosto che eh, dei sidecar, che sono i gruppi in cui. Eh, uno, eh, che uno affianca l'altro in questo tentativo di recupero, ecco, di recupero ma... Ci sono altre fasce molto deboli. Ad esempio già ne citava alcune, lei gli anziani, no? Gli anziani che sono deboli perché le pensioni sono quelle che sono, ma sono anche deboli, perché dal punto di vista anche fisico no? Sempre più fragili. E poi perché la, la famiglia esatto. non è più esatto. quella di una volta. Ecco, come Caritas voi al di là dei centri di ascolto dove la gente viene per essere ascoltata e aiutata? Voi andate sul territorio a aiutare? Eh, non come Caritas, ma sì. io so che le comunità parrocchiali hanno molta attenzione a questo fenomeno, tanto che i centri di incontro per anziani sì. sono sempre vivi, attivi. Eh, magari sono limitati nell'offerta se vogliamo, non faranno grandi discorsi culturali, ma aiutano alla socializzazione, aiutano a, um, come dire, a ritrovare uh, il gusto e la voglia certo. di vivere eh. assieme agli altri certo. e non rinchiudersi nella propria cameretta. Una, un fenomeno che a mio avviso è da sottolineare, sempre in ordine alle povertà, mm. è il fenomeno dell'autodistruzione. Suicidi. suicidi. Non dimentichiamo che le nostre province sono eh, in pole position a livello nazionale per questo fenomeno, certo. come anche la nostra regione certo. Piemonte. Certo. Se noi abbiamo un'alta un incidenza di suicidi. E quindi lo voglio segnalare perché eh, di povertà ce ne sono tante, certo. alcune sono antiche. Cioè, altre sono nuove, ma anche quelle antiche non vanno trascurate. Un altro dato che è significativo so per la provincia di Verbano e così Ossola è l'alta incidenza di problemi di disagio psichico. Ne abbiamo sì. una forte presenza, sì. per la quale devo dire ci sono davvero molti che stanno da fare. Mi viene in mente Don Roberto Salsa certo. qui nella zona di Verbano. Questa è un'altra forma non direi di povertà, ma certo di quella periferia esistenziale. no? no ma la, la chiami pure povertà? povertà. Perché. Eh, il, la patologia eh? ha delle ricadute poi anche attorno e i poveri magari, oltre che i malati psichici, sono anche i familiari certo. che devono portare il peso eh, di una fatica che non voluta, di una fatica che spesso a volte non si sa nemmeno bene come affrontare, certo. davanti a cui si è disarmati e, e quindi... Il, L'iniziativa che la Caritas a livello regionale, ma anche a livello diocesano, porta avanti con il movimento La comunità che guarisce, che è un tavolo non soltanto di studio, ma anche di, di iniziative e vuole proprio eh, in qualche modo venire incontro a questa povertà, dove il titolo La comunità che guarisce non vuol dire la comunità che fa opera terapeutica certo. nei confronti dei malati, ma che guarisce se stessa certo. eh, da, dal pregiudizio, da, eh, dalla voglia di togliersi eh, di dosso eh, questa, questa paura che si ha. Di chi è diverso da noi, eh, e di chi vive dei comportamenti che sembrano al di sopra delle righe. Mi incuriosisce nella definizione dei compiti della Caritas, secondo il vostro statuto, che avevo citato all'inizio, mi incuriosisce la parte finale, dove dice con particolare attenzione agli ultimi, e con prevalente funzione pedagogica. Cioè, la caritas ha una funzione pedagogica. Qual è la funzione pedagogica della Caritas? Allora, la caritas porta degli occhiali bifocali, sì. nel senso che eh, con una parte della lente guarda i poveri mm. e i loro bisogni, le loro necessità, con l'altra parte guarda la comunità che deve educare ad accogliere, ad aiutare, ad amare gli ultimi poveri. Quindi eh, la eh, funzione educativa è prevalentemente nei confronti sì, della società, comunità. comunità, anche se... Deve prestare attenzione a educare anche il povero, per non cronicizzare la sua povertà. Io ti aiuto perché sei povero, ma perché tu domani lo possa essere di meno, mm -hmm. possa fare un passo in avanti verso l'autonomia, verso la tua indipendenza, non solo economica, ma anche eh, personale, sociale. Quindi la dimensione educativa, che è la dimensione poi evangelica della, eh, che troviamo in ogni pagina del Vangelo, quindi la funzione educativa della Caritas ha questa doppia direzione, i poveri perché lo siano di meno, la, la comunità. comunità perché sia accogliente. Ecco, ha introdotto un, un elemento che mi interessa, se dovesse definire la diversità che c'è tra la Caritas e una... Benemerita ONG o associazioni di volontariato. Dove sta la differenza? Boh, non credo sono... nelle cose che fa, ma nel sì, sì, sì. Certo. ci sono molte, eh, molte organizzazioni che in fondo sono sovrapponibili sì. anche al lavoro della Caritas. Eh, teniamo presente che la Caritas è una un organismo che nasce all'interno della Chiesa e quindi ha delle radici e delle motivazioni che non possono non rifarsi al Vangelo, non è una semplice filantropia. Il, il capitolo 25 di Matteo è la nostra Bibbia, usiamo questo termine, avevo sì. fame, mi avete dato da mangiare. Cioè, è il famoso test d'ingresso in paradiso. Il <ride> test d'ingresso, bravo. Cioè. E, e la conclusione è ancora più grande, qualunque cosa avrete fatto al più piccolo. Di, di questi miei fratelli avete fatto a me quindi non è soltanto filantropia ma è no, riconoscere nel povero certo. Gesù Cristo l'incarnazione no? quindi ecco questa è la Perché eh, il, il, Natale, Francesco... il Natale poi questo Infatti è, è ricordarsi Infatti. che Dio si è fatto uomo esatto eh, mi piace questa frase, vorrei citare due o tre frasi di Papa Francesco. Una è questa, nessuno dovrebbe dire che si mantiene lontano dai poveri perché le sue scelte di vita comportano di prestare più attenzione ad altre incombenze. Questa è una scusa frequente negli ambienti accademici, imprenditoriali o professionali e persino ecclesiali. Eh, è una tirata d'orecchio. Sì, sì, anche perché... Eh, io faccio credo, altro per la società, non mi occupo di poveri. Credo che eh, Papa Francesco ci ricordi che siamo tutti poveri anche io lei Maurizio e eh, sì. eh, che abbiamo bisogno degli altri certamente e che soprattutto abbiamo bisogno di quel Dio che c'è padre altrimenti siamo poca cosa certo. e quindi anche quelli che pensano di dover occuparsi di qualcos'altro si dimenticano che i poveri li avrete sempre con voi eh. anche nelle, nelle eh, nelle aule accademiche, anche nelle eh, sale della Confindustria, anche, anche, anche nei grandi consigli bancari. Ecco. E anche in Parlamento. E, anche, <ride> e direi soprattutto in Parlamento, visto che è il luogo esatto. dove dovrebbe essere... Fai, infatti eh... questa è la domanda. La politica si occupa abbastanza dei poveri. La politica è il nostro paese, eh, dico io. Senza fare un'obbligo... Ma secondo fare me gliene critiche. frega poco. Ecco. Nel senso che non hanno tempo di occuparsi dei poveri, hanno tempo di occuparsi di loro stessi, delle loro beghe, dei loro intrighi, eh, hanno l'occhio sempre portato a un'eventuale scadenza elettorale, perché eh, non posso mica perderla, eh, sempre per il bene del popolo, con, con 4P, però, eh, però, però, però insomma... La, la vera ragione è che se si occupassero dei poveri del bene comune, eviterebbero tante di quelle beghe, di quelle infatti, rogne, infatti. Eh, si farebbero meno del male anche i politici. Certo. Invece... Sempre Papa Francesco dice i migranti, non abbiamo ancora parlato dei migranti, mi pongono una particolare sfida. Perché sono pastore di una Chiesa senza frontiere, che si sente madre di tutti. Perciò esorto i Paesi a una generoso, generosa apertura che invece di temere la distruzione dell'identità locale sia capace di creare nuove sintesi culturali. Io sono un realista. Sì. Eh, dico: accogliamo tutti i migranti che noi possiamo accogliere. Quindi il limite è che Prima. noi possiamo che noi possiamo accogliere e una volta accolti non lasciamoli al loro destino. Se siamo capaci di aiutarli, di accoglierli bene, è come se in casa sua arrivassero tre o quattro uh, bambini, ma lei dice no, io uno sì, ce la faccio a, a gestirlo, ma, ma tre o quattro no. Lei ha il, dovere, ha il dovere di lasciarli sulla porta perché qualcun altro se ne occupi. Eh, queste sono parole... Perché altrimenti, altrimenti il rischio è di, di fare i generosoni, dico sì. io, no? accogliamoli, fare i buonisti oggi ecco, si usa dire, buonismo, no? esatto. e poi di abbandonarli al loro destino, e allora oltre al danno anche le beffe. E un'altra sottolineatura che fa il Papa è doppiamente povere sono le donne che soffrono situazioni di esclusione, maltrattamento e violenza perché pe spesso si trovano con minori possibilità di difendere i loro diritti. Anche nell'ambito di questi centri d'ascolto c'è una forte presenza di donne, di donne sì, che si rivolgono sì, sì. a voi? Sì, sì. Nella nostra diocesi credo che eh, si faccia molto per questo aspetto, sia eh, per, eh, perché... Eh, ci sono dei gruppi che si occupano proprio di, di donne sole, di donne abbandonate, di donne maltrattate, di donne soggette a tratta uh, a schiavitù sessuale, ma ci sono uh, gruppi o centri che si occupano. Penso ai centri di aiuto alla vita, ne abbiamo cinque in diocesi cioè, che sono frequentati. Di aiuto alla vita? I centri di aiuto alla vita si preoccupano di uh, consigliare, aiutare, accompagnare le donne in gravidanza o le donne che hanno eh, avuto un figlio o dei figli e che fanno fatica eh, a vivere in maniera dignitosa perché magari il maschietto se n'è andato mm -hmm. dopo il parto. Quindi diciamo mm -hmm. che qui il gesto è non limitarsi a dire no all'aborto, ma dire no, no. sì alla vita. Sì alla vita a, a, e oltretutto anche non a parole, ma coi fatti. Infatti. Sostenendo economicamente, moralmente e in ogni, in ogni aspetto eh, queste persone che hanno deciso di, di dire di sì, vita, di sì alla vita assieme ad altre persone no, che le hanno consegnate. Perché qualche volta dà un po' fastidio vedere queste battaglie, peraltro. Rispettabile, sacrosante, che no, contro l'aborto, eccetera, però non ci si può limitare lì perché è troppo facile dire no e poi lasciare che le persone che sono in difficoltà si arrangino. Quindi, sì, sì eh, questo è un dato di fatto che secondo me va, va tenuto presente. Cioè, non la si sensazione, può... io voglio essere esplicito, qualche volta la Chiesa si è caratterizzata un po' tanto per i no e un po' poco per i sì cioè voglio dire, più, più il dire no, questo non si fa, non si fa, che sì. invece aiutare non voglio essere polemico fin da conto che la chiesa è fatta da tante cose assolutamente, i papi e i vescovi sono un pezzo di, un chiesa, pezzo di importante, chiesa. chiesa importante per <ride> ma poi ci sono tante altre persone semplici e umili che esatto. continuano esatto. a vivere eh, il Vangelo senza dichiararlo certo. ma lo fanno davvero con una grande penso ad esempio all'associazione Liberazione e Speranza che in questi eh, dieci anni di vita ha aiutato centinaia e centinaia di donne a, a lasciare la strada e a reinserirsi eh, nella vita regolare. E penso anche eh, a tante altre iniziative di inserimento anche delle donne straniere attraverso laboratori eh, o di cultura o di lavoro vero e proprio. E questo penso che possa essere una bella, una bella testimonianza di fronte all'opinione pubblica. E adesso svegliamo, svegliamo chi è l'autore del nostro titolo, anche se qualcuno l'avrà già capito. Allora, eh, Papa Francesco, ricevendo qualche tempo fa i rappresentanti della Caritas Internationalis, disse «La Caritas è la carezza della Chiesa al suo popolo». La carezza della madre chiesa ai suoi figli, la tenerezza, la vicinanza. La caritas è l'amore della madre chiesa che si avvicina, accarezza, ama. Piace questa definizione al direttore eh, della caritas? Come faccio a dire di no? <ride> Mi commuove perché sento che. Eh, di carezze eh, la nostra Chiesa ne dà ai poveri, penso soltanto anche alla nostra diocesi, quanto bene c'è eh, nelle comunità, quando, nelle famiglie, quanta, quanta gente è generosa ed è solidale nei confronti degli ultimi, sono tutte carezze che magari non hanno una, un nome ma... Hanno una ricchezza. Yeah, e vorrei concludere tutto. proprio sempre pensando un po' a Papa Francesco. Giustamente prima Dondino diceva che la Chiesa è una cosa complessa, non sono i Papa e i Vescovi, però quando c'è un Papa che dice queste cose aiuta. Ecco, voglio proprio fare questo, cioè la presenza di un Papa come Papa Francesco che sottolinea sempre questo dato della carità, dell'attenzione ai poveri. Aiuta la caritas. Papa Francesco è uno dei più grandi doni che il Signore ha fatto in questi ultimi anni alla sua Chiesa, al mondo, all'umanità. Perché non è eh, o non si atteggia teologo, ma si atteggia uomo tra gli uomini. È un uomo non qualsiasi, non, non eh, così di poco conto, ma un uomo speciale che si sente che vuole bene alle persone, non solo ai credenti. È vero, non solo ai credenti. Non solo i credenti. Bene, io chiuderei con questo, visto che siamo a Natale, quindi con questo dono che ci è stato fatto e che piace, ripeto, e che parla anche al di fuori dei confini della Chiesa. E che ha, come dire, ha riportato attenzione nei confronti della Chiesa, ma soprattutto ha riportato attenzione nei confronti dei poveri e ci fa riflettere tutti certo. i giorni su questo. Quindi io ringrazio di cuore l'ospite che è anche un caro amico, dico, Don eh, Dino Campiotti, amico di Vicio Azzurra TV e mio personale, Don Dino Campiotti, direttore della Carica della diocesi di Novara, Ringrazio tutti voi che ci avete seguito e chiudo naturalmente facendovi gli auguri di Buon Natale e dandovi appuntamento alla prossima puntata del Sasso nello Stagno che sarà già nel prossimo anno, venerdì 9 gennaio 2015. Buon Natale e arrivederci.